Buonasera, buonasera a tutti dai microfoni di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la voce è quella di Antonio Milano. Rush finale, playoff Serie B per l'appuntamento con M91, con Antonio Milano, Pianeta Serie B, il punto finale. Rush finale, promozione per la prima volta storica dopo 110 anni dalla sua fondazione, il Monza raggiunge le prime due promosse direttamente. E quindi il Monza, la terza promossa di questa stagione Serie B, campionato di cadetteria stagione 2021-2022. Finale giocata all'Arena Garibaldi, una finale interminabile che non voleva praticamente quasi assegnare la terza promossa direttamente con i tempi regolamentari e supplementari, ma la caparbietà del Monza ha avuto la meglio sul Pisa, il Pisa che pur ci credeva andata in vantaggio con il doppio vantaggio in meno di 20 minuti e poi praticamente il 2-1 segnato dal Monza. La partita di andata era terminata 2-1 sul campo del Monza e di conseguenza con il risultato di 4-3 il Monza si aggiudica la promozione storica in Serie A. Da quando con il 2018 la gestione Silvio Berlusconi e Adriano Gagliani ha rilevato la storia del Monza praticamente in meno di 4 anni, la storia la fa il Monza che raggiunge le altre 3 squadre note in Serie A, Milan, Inter ed Atalanta. 4 squadre dunque lombarde gestiranno il campionato di Serie A della prossima stagione 2022-2023 e di conseguenza ecco il punto finale per questo rush al Cardiopalma. Allora, vi ricordo che ci seguite sui principali circuiti di supervisione Spreaker, che vede anche la collaborazione storica ormai da tempo con due emittenti di cui una cambierà nome dal 1° di giugno, che è attualmente stapparadio.it, e poi Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria. Il circuito di supervisione più spettacolare che ci permette la collaborazione con Google Podcasts, Deezer e tante altre, tra cui Spotify Free e iHeartRadio. E soprattutto la collaborazione con la redazione giornalistica e sportiva Assunta tramite il circuito radiovacanze.com da Napoli. Buonasera a tutti anche attraverso gli altri canali alternativi sui quali ci seguite, quali la pagina Facebook di Fracalcio Realtà de Original, il gruppo ad essa collegato Amici cui piace Fracalcio e Realtà,
e poi i canali Twitter, i canali YouTube di RDA Radio 1, quali il canale Spreaker e il canale ormai storico Bis Riccardino 23. E vi ricordo chiaramente che questo appuntamento vede la conclusione di questa stagione con i quattro, a volte chiaramente appuntamenti, tre alternati, tre, quattro appuntamenti che vedevano lo spezzettamento, lo spacchettamento di M91 Crotone, il taccuino di Antonio Milano, a volte in doppia versione per poter avere la possibilità di stare nei tempi e raccontarvi le partite del Crotone nel campionato di cadetteria di questa stagione 2021-2022, che non doveva vedere la retrocessione del Crotone, che purtroppo la storia dice seconda retrocessione stagionale consecutiva. Dalla Serie A alla Serie C, il Crotone riparte dalla Serie C per la prossima stagione 2022-2023. E ancora per quanto riguarda il seguire le partite, vi determineremo in un momento successivo, vi annunceremo come si articoleranno gli appuntamenti della prossima stagione, mantenendo probabilmente al 99% questo appuntamento con M91 Serie B, con Antonio Milano. Pianeta Serie B, il punto per raccontarvi il campionato di cadetteria e poi i singoli appuntamenti di M91 Crotone dalla Serie C. Appuntamenti che si alterneranno dallo stadio Ezio Scida, lo stadio comunale Ezio Scida di Crotone e dai campi con i quali il Crotone cercherà di contendere la prima posizione in classifica e cercare di portare a termine la stagione con il ritorno sperato in Serie B. Vi ricordo dunque questi appuntamenti che ci porteranno tra qualche minuto a raccontarvi i gol delle partite della finale di playoff che ha visto praticamente spuntare il Monza e il Pisa a contendersi questa doppia finale all'andata, vinta dal Monza per 2-1 e poi con il ritorno vinto all'Arena Garibaldi per 4-3. Sempre dal Monza che storicamente dopo 110 anni approda per la prima volta in Serie A dalla sua costituzione e per la prima volta dalla gestione presa in consegna da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani al amministratore delegato. Vi ricordo dunque che ci seguite in diretta anche su RDA Radio 1, Circuito Spreaker e poi man mano sugli altri canali che vi abbiamo raccontato. È giunto il momento di entrare nel vivo di questo appuntamento M91 Serie B con Antonio Milano, il punto rush finale, playoff Serie B. E siamo a raccontarvi attraverso RDA Radio 1 questo campionato che ha avuto anche dei momenti strani.
appuntamenti che hanno visto sicuramente il protagonismo di alcune squadre come Brescia, Lecce e Cremonese, che hanno fatto la loro parte. E poi chiaramente per quanto concerne il resto ha visto bene, ha visto accostarsi anche Benevento, ha visto accostarsi il Pisa, il Monza, è un continuo praticamente cardiopalma, perché alla fine praticamente il Benevento ha avuto la meglio sul Frosinone, che era una delle squadre candidate praticamente all'accesso alla promozione attraverso appunto i risultati dei playoff. E perciò adesso la realtà è tutta quanta un'altra, perché con la partita dell'Arena Garibaldi si chiude una stagione che vede praticamente tra i candidati sul campo spuntarla alla Monza, che per la prima volta raggiunge la Serie A, una festa che è continuata nella giornata di oggi. Abbiamo visto anche parecchie interviste di Silvio Berlusconi, che già nelle dichiarazioni di ieri esultava e che quest'oggi praticamente ha parlato di questo questa città praticamente di 486.000 abitanti, che in un tessuto industriale come quello lombardo del nord è concorrenziale a tante altre realtà come la bassa e l'alta bergamasca, che già vede protagonista l'Atalanta da parecchie stagioni a questa parte, con la maestria di Gasperini. E poi chiaramente dopo la gestione del Milan, anche una gestione vincente della Monza, che a detta di Silvio Berlusconi è chiaramente la provincia che si merita e la città che si merita certamente per l'indotto creato a livello appunto a livello industriale ed economico, che si merita la giusta collocazione anche nei campionati di massimo livello quale quello di Serie A. E dopo tante stagioni di alternanza chiaramente il Milan è tornato ad essere protagonista quest'anno, a vincere il campionato. E magari il prossimo anno sarà dura anche in Champions per questo campionato, che vede chiaramente quattro squadre lombarde lottare. Sarà bella un bel tour de force. Vedremo che cosa ci riserva praticamente. E quindi entriamo adesso nel vivo. Era chiaro che questo appuntamento sarebbe stato un po' più lungo del solito, essendo un unico appuntamento. Cercheremo comunque di non andare oltre il tempo previsto, altrimenti daremo la linea alla redazione di Napoli e poi di nuovo in diretta qui per raccontarvi questo rush finale di Serie B con i playoff.
La voce è quella di Antonio Milano, dunque Serie B, 180 minuti al rush finale che decide la terza promossa in Serie A, che è proprio il Monza. Scusate, nell'euforia delle notizie che stiamo raccontandovi, dovevo dire 120 minuti e non 180, quindi è il bello della diretta, è anche questo. Nella partita di andata, dunque, il gol di Berra al 93esimo tiene in vita il Pisa, che si è giocato ieri sera la chance di accesso alla Serie A nel match all'Arena Garibaldi. Al New Power Stadium l'aveva spuntata il Monza per 2-1 al termine di una gara intensa. Mota Carvaio che sblocca il match nel primo tempo. Nella ripresa gli ospiti attaccano e colpiscono il palo con Sibilli e poi Gittier segna il raddoppio nel finale, ma il Pisa riesce ad accorciare nel recupero e mantenere vive le speranze di promozione. Il ritorno invece si è giocato ieri all'Arena Garibaldi ed è stata una bella festa perché chiaramente è una bella festa sportiva, perché ha visto chiaramente un Pisa molto determinato che già va in vantaggio per 2 reti nel primo quarto di gioco. In 12 minuti realizza ben 2 reti e mette in difficoltà il Monza, che caparbiamente riesce ad accorciare le distanze. E poi addirittura a pareggiare le sorti in campo. Va in vantaggio Torre Grossa al primo minuto, poi Hermansson al nono e al 20esimo José Machin accorcia per il Monza. Il primo tempo finisce come la partita d'andata e al 78esimo è Gittier l'uomo della prima finale di andata, che realizza una doppietta. Al 78esimo pareggia le sorti e al 101esimo addirittura ribalta poi la situazione. Nel frattempo al 90esimo era Mastinu ad aver portato in vantaggio il Pisa per determinare le sorti nei tempi supplementari, tanto è vero che al 96esimo è Luca Marrone che addirittura porta poi a 3 anche le reti del Monza. Al 96esimo e al 101esimo Gittier è stato chiaramente anche condizionato dall'erroraccio
di Birindelli, che chiaramente ha determinato poi la rete del KO del Pisa, che tanto ci aveva creduto sulle sorti di questa finale. Club di Silvio Berlusconi con Adriano Galliani, che riparte dalla storia dopo aver raggiunto per la prima volta dopo 110 anni la Serie A. Un finale di playoff incredibile all'Arena Garibaldi, i toscani vanno sul 2-0, poi la rimonta lombarda, Mastinu porta i neroazzurri ai supplementari e la squadra di Stroppa segna due gol facendo festa. Doppietta dunque di Gittier, l'uomo gol anche della partita di finale d'andata. Non bastano però 90 minuti, Mastinu tiene vivo il Pisa, si arriva ai supplementari e poi chiaramente la stanchezza combina gli scherzi. Errore in disimpegno della difesa toscana, tocco di Mota per Gittier, geniale, l'attaccante lombardo non perdona, parità, il Monza quindi vede la A. Ma poi, nonostante la traversa di Puskas, un buco difensivo del Monza, Puskas si trova davanti a Di Gregorio, il destro a girare finisce però sulla traversa. Monza pericolosissimo, una partita entusiasmante e poi anche un po' di condizionamenti per qualche leggerezza compiuta anche dall'arbitro nel non fischiare alcuni interventi, anche dubbi, soprattutto in area di rigore, ma soprattutto su uno. Il Pisa si è visto negare la possibilità di calci di rigore con dei tocchi di mano comunque evidenti. Su un primo intervento sicuramente il braccio del giocatore, del difensore della squadra avversaria praticamente era tenuto quasi attaccato al corpo, mentre nel secondo intervento era un po' più lontano. Doveva però andare così e quindi nel finale il Monza vince la finale e raggiunge per la prima volta la Serie A. E questo è un'Arena Garibaldi tutta esaurita per Pisa e Monza, che giocano la promozione in Serie A nel ritorno della finale playoff. Si riscrive la storia, si riparte da quattro squadre per la prossima stagione, quattro squadre lombarde in Serie A. E dunque non elogiamo più di tanto, si chiude questo ciclo di questa stagione per M91 Serie B con Antonio Milano, Pianeta Serie B Il Punto. È arrivato il momento di darvi appuntamento alla prossima stagione e intanto vi anticipo alcune notizie che caratterizzeranno la prossima stagione anche in Serie C del Crotone Calcio, che ha esonerato Francesco Modesto e quindi si è chiusa definitivamente la storia calcistica tra il club del Crotone Calcio. Si è chiusa anche con le dimissioni del DS Beppe Ursino dopo tantissimi anni, forse 40 anni
di storia praticamente sportiva con il Crotone Calcio al fianco della famiglia Vrenna. E dopo una prima, dopo un primo esonero chiaramente che era costato in favore di Pasquale Marino l'esonero, la panchina a Francesco Modesto, questa volta dopo il suo ritorno, non avendo centrato gli obiettivi, si è chiusa la stagione la stagione calcistica del Crotone con la guida di Francesco Modesto. Auguri a Ciccio Modesto per il suo futuro. Chi lo sa, magari un domani con maggiore esperienza possa ritornare a guidare la panchina del Crotone, quello che qualcuno spera. Bisogna apprezzare comunque la sua umiltà. Auguri a Francesco Modesto, il prossimo arrivo confermato è sulla panchina del rossoblu, praticamente il ritorno di Lerda. Per quanto riguarda invece il calciomercato della prossima stagione del Crotone, si è già avviato e si pensa anche ad un ritorno nella rosa di Agnello Salzano. Dobbiamo aspettare ancora qualche altro giorno per le decisioni del Milan sul futuro di Junior Messias, per giocarsi la carta sconto sul riscatto di Junior Messias, che potrebbe anche tornare al Crotone per rigirarlo alla Monza, qualora la direzione, chiaramente la dirigenza del Crotone Calcio, dovesse non accettare l'offerta a ribasso del riscatto da parte del club milanista. Wow, okay. E quindi ne sapremo delle belle tra un po'. È tutto per questa sera, dunque una conclusione di questa stagione di M91 Serie B, una stagione sperimentale M91 Serie B. Con Antonio Milano, Pianeta Serie B, il punto, arrivederci alla prossima stagione, auguri al Monza e auguri al Crotone per il riscatto in Serie C. Buonanotte a tutti da parte di Antonio Milano per M91 Serie B. Grazie di averci ascoltato dalla redazione di Napoli, la redazione giornalistica e sportiva di radiovacanze.com. Grazie a coloro i quali ci seguono attraverso il circuito di web radio associate Way Array, che ci permette la collaborazione con Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcasts, Podchaser, Josavn e Deezer. Grazie anche a coloro i quali ci seguono direttamente da RDA Radio 1 in diretta e poi sul circuito Spreaker attraverso stapparadio.it, ancora fino a domani con questo nome. Dal primo di giugno sembrerebbe cambiare denominazione sociale, e chiaramente in questo circuito si vede la collaborazione storica anche con Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria. Buonanotte a tutti, dunque, con M91 Serie B, con Antonio Milano, Pianeta Serie B, il punto.